Fra i materiali che l'Ufficio delle Pietre Dure sta restaurando per il Museo Archeologico Nazionale di Firenze è anche un gruppetto di vasi dalle forme fantasiose, elaborate, sicuramente attraenti, della cosiddetta ceramica argentata o ceramica borsiniese, perché quando furono effettuati i primi ritrovamenti nel corso dell'Ottocento si riteneva che questa ceramica fosse prodotta soltanto a Volsini, ovvero sia Volsini Veteres Orvieto oppure Volsini Novi Bolsena. In realtà è vero, però questa produzione si sviluppò anche in una città falisca non molto lontana, Faleri Veteres, quindi nell'Alto Lazio. Quindi è una produzione quasi esclusivamente funeraria, perché poco funzionale, con molte decorazioni a rilievo, le anse sono particolarmente elaborate, difficile da immaginare in un uso quotidiano, quindi la destinazione è sicuramente rituale, come cterisma, cioè come offerta votiva per il defunto. È una ceramica in terracotta a rilievo che era rivestita, questa è la particolarità da cui deriva il nome, era rivestita da una sottile pellicola bianco-grigiastra a imitazione delle ceramiche, dei vasi di argento che abbellivano le mense delle elite aristocratiche e dei maggioretti di ogni città. Questi vasi hanno una caratteristica, sono costituiti da più frammenti, cioè il restauro attuale condotto dall'Opificio delle Pietre Dure ha rivelato la caratteristica tipica di quei restauri che avvenivano nella zona fra la Bassa Toscana e l'Alto Lazio nella seconda metà dell'Ottocento, ovvero sia restauri che si realizzavano con un pastiche di frammenti, alle volte anche di vasi differenti, che venivano montati su uno stesso vaso e abilmente camuffati, lavorando nella superficie, dipingendo. Oggi il restauro moderno deve affrontare da una parte la conservazione di questi restauri storicizzati e dall'altra restituire all'oggetto, per quanto possibile, la sua immagine più corretta da comunicare e divulgare ai visitatori. Thank you.
In questa presentazione è stato spiegato come i restauratori dell'Ottocento, ma anche nei primi decenni del Novecento, tendevano con il loro lavoro a restituire dei vasi che fossero il più integro possibile. Per esempio, le linee di frattura venivano mascherate con degli abili ritocchi a colore e anche le parti ricostruite venivano camuffate allo stesso modo per farle sembrare dei frammenti originali. Quando si smontano dei restauri antichi, è abbastanza frequente trovare dei frammenti appartenenti ad altri vasi inseriti per riempire le parti mancanti. Questo lo abbiamo visto nei casi dell'anfora con metope in rilievo e delle patere con medaglione centrale. Infatti questi vasi sono stati ricomposti anche utilizzando frammenti provenienti da esemplari gemelli e nel fare questa operazione alcuni frammenti dei pezzi sono stati limati per raccordarli con quelli estranei, come in questo caso. Le porzioni mancanti completamente dei vasi sono state ricostruite con un materiale che potesse riempire le lacune, ispirandosi a modelli gemelli o comunque a esemplari simili. Grazie a ricerche d'archivio siamo riusciti a ripercorrere la storia di questi pezzi e i restauri che hanno subito. Ad esempio siamo riusciti a capire che questo frammento che era stato montato su quest'anfora in realtà era pertinente ad altri frammenti di un'anfora gemella. E il nostro restauro quindi è stato eseguito rimontando tra loro soltanto i frammenti pertinenti ad un singolo esemplare.